Ciao a tutte e a tutti, io sono Federica e benvenuti o bentornati in questo canale. Nel video di oggi voglio parlarvi di un argomento che non ho mai trattato in questo canale, ma che penso sia molto interessante e importante, ovvero del mio percorso di studi al liceo classico da privatista. Cosa significa da privatista? Vuol dire semplicemente che non frequentavo le lezioni, non andavo a scuola come tutti i ragazzi normali della mia età, però studiavo da sola e poi avevo gli esami a fine anno, però questo è un po' una descrizione generale. In questo video vorrei parlarvi in modo più approfondito, parlarvi della mia esperienza, del motivo per cui ho fatto questa scelta e dei consigli che darei a tutte le persone che per forza di cose devono farlo o perché appunto hanno bisogno di recuperare magari qualche anno di scuola. Insomma, sicuramente questa è una scelta difficile che però certe volte è anche necessaria. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e supportarmi con un pollice in su. Partiamo subito, vi faccio innanzitutto un background, diciamo, vi racconto il motivo per il quale ho scelto di frequentare il liceo classico da privatista. La ragione è una, è il fatto che sia stata presa alla scuola di ballo del Teatro alla Scala e che io abbia dovuto decidere se continuare con il percorso di studio al liceo classico oppure se cambiare e passare a un liceo linguistico serale, che sicuramente non mi avrebbe preparato, nello stesso modo ovviamente di un liceo classico. Io ho scelto di continuare con il mio percorso, sono entrata in accademia quando avevo 15 anni, quindi avevo già fatto 2 anni di liceo classico nella mia scuola di Palermo e ho deciso quindi di continuare, di proseguire i miei studi al liceo classico perché penso che una ballerina per essere completa debba anche contestualmente studiare e a maggior ragione in quell'età in cui insomma non si sa ancora cosa si voglia fare della propria vita è fondamentale oltre alla danza accostare anche lo studio fino a quando è quello obbligatorio ovviamente ma poi suggerirei a tutte le ballerine, le aspiranti ballerine, di studiare anche quando si entra in un'accademia. Quindi ho fatto questa scelta fondamentalmente per questo motivo. Non me ne sono pentita assolutamente ora, dopo 4 anni, sono contenta di averlo fatto, nonostante comunque abbia avuto ovviamente delle difficoltà durante questo percorso. Come ho detto prima, studiare da privatisti vuol dire semplicemente non andare in classe, non avere professori, studiare da soli durante il corso dell'anno e alla fine dell'anno fare degli esami. Cosa è importante quindi? È importante farsi dare i programmi dai professori della scuola in cui si decide di appoggiarsi e cercare in qualche modo di studiare senza professori, ma questo è un punto che approfondirò più tardi. E poi vuol dire anche fare gli esami a fine anno, quindi è come, praticamente come fare una maturità ogni anno. Ovviamente in realtà io penso che sia più complicato perché vi spiegherò poi come funzionano gli esami, però insomma col fatto che non si va a scuola tutti i giorni è poi necessario per passare all'anno successivo a fare degli esami alla fine dell'anno. Lo studio è quindi totalmente autonomo e non c'è nessun professore che può spiegarti le varie materie, cosa che ovviamente quando si è nell'età del liceo può essere sicuramente una difficoltà in più. Tutto quello che vi ho detto finora può sembrare un insieme di difficoltà che vi potrebbero far chiedere perché allora dovrei fare una cosa del genere, se è così complicato. Molte persone sono costrette a farlo per vari motivi, come ho detto prima. Moltissime ragazze mi hanno scritto chiedendomi aiuto in questo campo perché anche loro sono entrate in un'accademia, quindi in una scuola di danza, e vorrebbero continuare a studiare appunto nel liceo dove erano prima, o magari sono entrate all'estero e quindi non possono continuare a studiare in un liceo italiano. Quindi sì, può sembrare assurdo, però molte persone devono farlo. In Italia si pensa appunto che il liceo sia fatto da tutti nello stesso modo, però esistono anche realtà diverse e questa è una di queste realtà. Prima parlavo di esami. Come si svolgono gli esami? Praticamente alla fine dell'anno, solitamente verso fine giugno, vi è una settimana in cui si svolgono gli esami di tutte le materie dell'anno. Quindi, per esempio, io parlando del liceo classico, dovevo svolgere una versione di latino, una versione di greco, un tema di italiano, un compito scritto di matematica e un compito scritto di inglese. Quindi sono 5 esami scritti più un orale per ogni materia. Quindi sicuramente c'è una settimana intensissima perché dovete considerare, cioè la maturità raddoppiata per 2 o per 3, perché la maturità alla fine è soltanto un orale più le 2 prove scritte, almeno così era quando lo facevo io, 3 prove scritte. Però in questo modo, dato che non vai a scuola durante l'anno, i professori hanno bisogno di verificare se effettivamente tu hai studiato e quindi devi fare esami su tutte le materie. Io l'ho fatto per 3 anni di fila e in più l'ultimo anno, l'anno della maturità, ho dovuto fare l'esame di ammissione alla maturità, che era appunto un esame così, più la maturità, quindi un doppio esame.
Insomma, sì, è abbastanza complicato, però dovete pensare anche che durante l'anno non avete le verifiche, non avete i compiti, quindi insomma, ogni cosa ha i pro e i propri contro. L'importante è sempre prepararsi bene e arrivare alla fine dell'anno quasi come se si fosse frequentata la scuola. Infatti la difficoltà più grande, secondo me, che ho vissuto questa esperienza, è studiare seppur non si abbia una verifica il giorno dopo. Infatti penso la maggior parte degli studenti, se non il 99,9%, studia perché il giorno dopo ha una verifica, un compito scritto. Questo nel caso in cui si studia da privatista ovviamente non c'è e quindi molte persone potrebbero pensare, vabbè, visto che non ho la verifica allora non devo studiare. E questo è il primo errore che si fa quando si inizia questo tipo di studi, perché è fondamentale invece mantenersi al passo con la classe. Io ero iscritta al liceo di Milano, nel convitto dove vivevo, e quindi avevo un rapporto con i compagni di classe. Questa è una cosa che consiglio a tutte le persone che intraprenderanno questo percorso, ovvero tenersi sempre in contatto con i compagni che stanno in classe, nella classe in cui insegni il professore con cui poi tu farai gli esami. Perché questi compagni possono sicuramente dirti cosa hanno fatto durante il giorno, le cose su cui i professori si concentrano di più, e questa è sicuramente una cosa molto d'aiuto, anche farsi passare gli appunti, insomma, tenersi al passo è fondamentale, perché la tentazione di non studiare e di rimandare è grande, però come tutti noi sappiamo, se abbiamo fatto un liceo, un percorso scolastico normale, ogni giorno si aggiungono cose su cose e poi si vanno ad accumulare, quindi sarebbe impossibile veramente arrivare preparati alla fine agli esami se non si rimane al passo. Un'altra cosa importantissima è guardare bene i programmi che vengono inviati. Solitamente ogni professore invia il programma della propria materia ed è importante guardarli bene per capire come suddividere il tempo. Se non si riesce a seguire passo passo l'andamento della classe, perché magari si va in un'accademia di danza professionale in cui si studia 8 ore al giorno e arrivati alla sera non si vuole studiare, o per qualsiasi altro motivo, se non si può studiare ogni giorno, è importante avere un programma su cui attenersi e da suddividere appunto in base ai mesi. Per esempio, se io so di avere 10 mesi per studiare un programma che è composto da 10 argomenti, so che magari dovrò dividermi un argomento a mese. Questo ovviamente è in linea generale, però penso che sia chiaro quello che intendo, cioè avere un programma davanti è anche molto più utile perché c'è la possibilità di vedere proprio avere memoria visiva di quelli che sono gli argomenti che poi verranno richiesti all'esame. Quindi sicuramente avere tutti i programmi sistemati e ordinati è il primo passo per poter studiare in modo corretto. Un'altra cosa che facevo io quando non avevo tempo di studiare durante il giorno e quindi magari c'erano settimane in cui non studiavo completamente, era quella di mettermi al passo durante il weekend, durante la domenica in cui non andavo in accademia. Come dicevo prima, è importantissimo stare al passo e quindi i weekend, i giorni liberi sono sicuramente un'opportunità in più per farlo. Un'altra cosa che consiglio alle persone che pensano di studiare da privatista al liceo è quella di porsi delle verifiche, delle simulazioni di verifiche, magari anche appunto la domenica. Un'altra cosa che facevo io è quella di chiedere proprio ai professori i testi delle verifiche, quindi le domande che davano in classe. E poi farle a casa, in questo modo ci si danno delle deadline, delle scadenze da poter seguire e sicuramente si studia in modo molto più costante. Per esempio io quando facevo i compiti di matematica me li facevo sempre mandare dalla professoressa e poi li facevo a casa. E questo è importantissimo perché si dà quasi la sensazione appunto di avere una data limite entro la quale bisogna studiare quegli argomenti presenti nella verifica e questo può aiutare tantissimo. O anche per esempio le versioni, se parliamo di liceo classico, le versioni di greco e di latino, è sempre importante farsi dare le versioni che il professore lascia in classe, perché poi molto probabilmente all'esame di idoneità saranno versioni dello stesso livello, comunque molto simili. Una cosa che mi ha veramente aiutata tantissimo è stato cercare su YouTube i video in cui spiegavano gli argomenti che dovevo andare a studiare. Infatti una delle cose negative di studiare da privatisti è appunto non avere professori. Perché ovviamente non hai nessuno che ti spieghi gli argomenti. Per alcune cose è ok, ovviamente per alcune materie come italiano, storie che sono prettamente mnemoniche, ma per altre materie come la matematica, la fisica, la chimica, ovviamente avere un professore che ti spiega gli argomenti più difficili è sempre comodo. Quindi se si cerca su YouTube, per esempio, fisica, piano inclinato, ci sono tantissimi video che li spiegano, quindi sicuramente YouTube è diventato il mio professore per i 3 anni in cui ho fatto in questo modo e consiglio a tutti, anche persone che vanno a scuola, di farlo perché spesso magari i professori non sono
bravissimi a spiegare, questo può essere di grande supporto. Purtroppo un altro punto negativo è la mancanza di una classe, dei compagni. Quello che io ho percepito come più pesante è stato il fatto di non avere, di non sentirmi un adolescente normale. È ovvio che andare a scuola è pesante perché ci sono le verifiche, bisogna studiare, però la cosa che io ho percepito di più è stata la mancanza appunto di un gruppo di classe, dei compagni con cui vedersi ogni mattina, con cui condividere gioie e dolori, con cui studiare. Sicuramente questo è il punto più dolente di questa situazione, sicuramente, perché alla fine tutti quando finiscono il liceo si rendono conto di quanto i 5 anni passati siano stati bellissimi proprio per le persone con cui si sono condivisi, dei momenti che nessuno mai mi ridarà, però l'ho fatto per un motivo, che era quello di seguire il mio sogno, che è appunto studiare in accademia e poi diventare una ballerina. Quindi alla fine, visto che questo sogno l'ho realizzato, tutti questi sacrifici sono serviti a qualcosa, però in generale, oltre al fatto di non avere professori che gli spiegano le materie, sicuramente non avere dei compagni con cui relazionarsi è una delle cose che mi è più pesata in assoluto. Per le persone che faranno il liceo classico in questo modo, un altro consiglio è quello di non abbandonare mai la traduzione. Sicuramente ci saranno nella scheda delle priorità, delle cose da fare nella vostra giornata, altre mille cose, e la traduzione sarà sempre l'ultima della lista. Però non trascuratela, perché veramente ci vuole pochissimo a perdere completamente la capacità di tradurre, comunque l'allenamento. È una cosa che io purtroppo ho fatto perché quando avevo poco tempo preferivo studiarmi quelle 10 pagine di storia che fare una traduzione, perché mi sembrava quasi come perdere tempo il tradurre, ma in realtà non è così. Quindi non smettete mai di tradurre, anche soltanto qualche frase al giorno può aiutarvi sicuramente. Un'altra cosa che ho fatto io è stata chiedere aiuto a professori privati qualche settimana prima degli esami, quindi a ridosso degli esami, perché sicuramente studiare da soli è difficile, ma soprattutto è una responsabilità capire se effettivamente ciò che si sta facendo è giusto, perché non c'è nessuno che ti possa guidare. Quindi magari anche a cadenza mensile o bimestrale, chiedere aiuto a qualche professore esterno, privato, online, che ti possa dire sì, stai facendo nel modo giusto, sei nella giusta strada, e che magari ti possa colmare quelle lacune che da solo non riusciresti a fare. Io l'ho fatto con greco e latino, assolutamente, perché appunto come dicevo prima, tradurre greco e latino è difficile se si fa da soli, soprattutto negli ultimi 3 anni di liceo classico in cui si abbandona in teoria la grammatica, si va più sulla parte della letteratura. E quindi si tende un po' a dimenticare quella che è la grammatica se non si, ci si mantiene allenati, diciamo, nel proprio, non si fa da soli. E questo è un lavoro che sicuramente con un professore privato si può fare benissimo, infatti io consiglio a tutte le persone che vorranno fare il liceo classico di farlo. A ridosso degli esami soprattutto, magari chiedere aiuto anche a professori di altre materie, anche soltanto per un paio di ore, per fare un po' un recap generale e vedere se si è pronti per l'esame. Studiare da privatisti ha tanti lati negativi, questo è poco ma sicuro, ma quello che posso affermare ora guardando indietro è che mi ha dato una consapevolezza e una maturità che i miei compagni non avevano. E il fatto soltanto di rendere un'abitudine lo studio è qualcosa che veramente ti dà quella sicurezza anche nel futuro di poter fare tutto, perché quando tu riesci veramente a superare degli esami così difficili, quasi quasi anche gli esami universitari gli sembrano più facili, ora che faccio l'università e quindi fondamentalmente sto proseguendo quello che ho fatto negli anni passati, mi rendo conto di quanto l'aver fatto il liceo da privatista mi abbia cambiata, mi abbia fatta crescere, perché sicuramente ora mi approccio a questi esami universitari con molta più tranquillità. I ragazzi che invece hanno studiato in un liceo normale, quindi andando in classe e frequentando, poi una volta spesso arrivati all'università si sentono un po' spaesati perché ovviamente non si è seguiti tanto quanto al liceo e all'università. Quindi è un po' come se si anticipasse i tempi, è un po' come se si vedesse già al liceo in un'ottica universitaria, e quindi sicuramente questo è uno dei grandi pro dell'aver fatto liceo classico da privatista. È ovvio che per me è stata un po' una costrizione, cioè sono stata un po' obbligata a farlo perché non avevo alternative, però devo dire che alla fine lo rifarei. Come dicevo prima, è stato brutto non avere un contatto con i professori, non avere un contatto con i compagni, però alla fine dei conti quello che importa non è solo avere il diploma, ma anche aver imparato, aver appreso tanto quanto le persone che hanno fatto un percorso normale. Se avete qualche altra domanda riguardo a questo tema, che può sembrare abbastanza ostico perché non è per niente comune in Italia, fatemelo nei commenti, sarò contenta di rispondervi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato una nuova realtà che non conoscevate.
Spero di avervi intrattenuto, di avervi incuriosito in qualche modo. Io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e supportarmi con un pollice in su. Noi ci vediamo alla prossima, vi abbraccio forte, ciao!